per la rubrica La Voce dei Comites ci colleghiamo con l'Australia, dove incontriamo il presidente del Comites di Sydney, Luigi Di Martino. Ciao Luigi! Ciao Luigi, ciao Mike e un saluto ai telespettatori di Patrimonio TV. Grazie per l'opportunità. Luigi, ci presenti il gruppo Comites? Grazie per la domanda. Guarda, credo che il gruppo Comites di Sydney rifletta un po' efficacemente le diverse anime e le diverse sensibilità della comunità italiana di Sydney, che è una comunità che conta all'incirca un po' più di 50.000 italiani che sono iscritti all'anagrafe consolare. Questo ci dà la possibilità di essere in contatto e informati insieme alle diverse istanze che arrivano dalla nostra comunità italiana. Infatti all'interno del Comites ci sono accademici, liberi professionisti ed esperti in diversi settori come economia, commercio, salute, insegnamento, comunicazione e giornalismo. Insomma, è un mix di capacità e professionalità che mi onoro di guidare in questa esperienza al servizio della comunità. Dei 12 consiglieri, 7 sono stati eletti per la prima volta, il che ci dà una buona distribuzione in termini di esperienza ed energie nuove. Anche la distribuzione anagrafica ricopre diverse fasce della popolazione, dalla prima migrazione fino alla migrazione più recente. Questo insieme di esperienze e professionalità ci forniscono le risorse necessarie per condurre efficacemente le attività del Comitato. Luigi, quali sono i vostri obiettivi nel breve medio periodo? I nostri obiettivi nel medio e breve termine sono soprattutto tre. Il primo obiettivo è quello di continuare a fare lobbying per quanto riguarda una tematica che sta a cuore alla nostra comunità, soprattutto la comunità più anziana, che è quello lì del riacquisto della cittadinanza italiana per tutti coloro che l'avevano perduta in precedenza perché dovevano scegliere tra la cittadinanza australiana e quella italiana. Questo devo dire è un argomento che ha un'importanza soprattutto di natura sentimentale per molti italo-australiani e sarebbe, credo, un riconoscimento simbolico della loro italianità e amore per l'Italia, un amore che hanno conservato nonostante la distanza. In questo senso sto preparando una lettera al Presidente della Repubblica e ai Presidenti di Camera e Senato proprio per creare, aprire la discussione sull'argomento della cittadinanza. Un altro punto del nostro programma che cercheremo di attivare il prima possibile è quello di creare uno sportello che sia in grado di ascoltare il cittadino italiano qui nel New South Wales. Sarebbe una linea telefonica che sia a disposizione dei cittadini italiani, che possa collegare questi cittadini con i servizi di cui loro hanno bisogno, sia servizi offerti dal consolato o da organizzazioni italiane, sia servizi dello Stato australiano che per ragioni di barriere linguistiche non possono essere, non sono accessibili al cittadino italiano qui in Australia. E poi un ultimo punto riguarda il turismo delle radici, l'intenzione è quella di creare delle opportunità di soggiorno, studio, lavoro in Italia per gli italiani oriundi in accordo con le regioni, per dare l'opportunità a questi italiani di riscoprire la propria storia familiare e della propria cultura di origine. Ci racconti un po' la situazione attuale della comunità italiana a Sydney? Guardate, proprio mentre vi parlo probabilmente vedrete la pioggia che sta cadendo dietro di me. Lo stato in cui si trova Sydney, cioè lo stato del Nuovo Galles del Sud, New South Wales, è stato colpito da una violenta alluvione che sta causando dei danni a cose e persone sia a Sydney sia nelle zone regionali e in particolare nella città di una città che si chiama Lismore, che si trova circa a 750 chilometri a nord di Sydney. La storia di Lismore ha un lungo legame con l'Italia, in quanto il primo insediamento italiano nella città risale alla fine dell'Ottocento, quindi una storia lunghissima in relazione alla storia, insomma, dell'Australia moderna. La città di Lismore è stata completamente sommersa dall'acqua e quindi stiamo cercando di capire come meglio supportare
la comunità italiana colpita dall'alluvione. Un altro problema che credo ci accomuna con tante altre comunità italiane nel mondo è l'isolamento e il problema, insomma, della salute mentale che sono stati creati dai prolungati lockdown e dalle restrizioni degli ultimi 2 anni introdotte a causa della pandemia di Covid. È un problema serio che colpisce fasce della comunità anziana, già isolate per motivi linguistici e culturali, ma che sta colpendo anche le nuove generazioni di migranti. Come tutti i problemi complessi, richiederà una serie di iniziative e la necessità di collaborare con le autorità locali per creare maggiori opportunità di supporto. Da parte nostra abbiamo intenzione di istituire una helpline che insomma, va un po' a braccetto con lo sportello di cui vi parlavo prima, che possa indirizzare i cittadini italiani in modo da fare dei referral per altri servizi specializzati. Grazie mille Luigi e ti aspettiamo presto con le novità del Comites di Sydney. Grazie per l'opportunità di aver parlato con voi e un saluto a tutti voi. Grazie.